Buon pomeriggio a tutti, oggi parleremo di finocchi. Abbiamo dei finocchi e li facciamo gratinati con della besciamella, quindi tutto quello che serve, un po' di finocchi, un litro di latte, 120 g di farina, 160 g di burro, 60 g di parmigiano, un po' di noce moscata, del sale. Tanto per iniziare, iniziamo a pulire i nostri finocchi e mettiamo una pentola di acqua già salata con un cucchiaino di olio d'oliva a bollire. Iniziamo a pulire i nostri finocchi, spostiamo un attimino gli ingredienti e avviciniamo due bacinelle. Dobbiamo togliere la parte esterna ai nostri finocchi. Dopodiché li tagliamo in quattro, in questo modo, e li mettiamo in un'altra bacinella dove poi andremo a lavarli. Quando l'acqua sta iniziando a bollire, prendiamo i nostri finocchi che abbiamo lavato e li mettiamo direttamente così nell'acqua bollente. Adesso li lasceremo bollire per circa un quarto d'ora. E nel frattempo prepariamo la nostra besciamella. Mettiamo il nostro latte a riscaldarsi, lo portiamo quasi a bollire, diciamo. Diamo una piccola grattugiatina di noce moscata per insaporire la nostra besciamella, ne basta giusto un pochettino, e mettiamo anche un po' di sale. Intanto che riscaldiamo il latte, mettiamo il burro in una padellina e lo facciamo sciogliere. Vi raccomando, fatelo sciogliere a fuoco basso. A questo punto possiamo anche alzare un attimino la fiamma e mettiamo la nostra farina, mescolando per amalgamare bene la farina al burro. Con questo procedimento vi posso garantire che la vostra besciamella non farà nessun grumo. La tostiamo per circa 2-3 minuti. Intanto il latte è quasi bello caldo e l'andremo ad unire e avremo pronta la nostra besciamella. Adesso possiamo mettere il nostro burro e farina.
mescoliamo. Qui avremo una besciamella abbastanza liquida, perché i nostri finocchi dovranno andare in forno per ulteriori 20 minuti, quindi tenderà ad asciugarsi ancora un pochettino. Bene, la nostra besciamella è pronta. Da quando mettiamo il burro e la farina nel latte, la dovremo lavorare per circa 5 minuti. Questa è la nostra densità. Perché vi ricordo che in forno cucinerà ancora per circa 15-20 minuti. Proviamo a vedere se i nostri finocchi sono pronti, se riusciamo a prenderli con la forchetta. Sì, quindi abbiamo raggiunto la cottura desiderata. Spegniamo il fuoco anche di questi e li scoliamo. Bene, arrivati a questo punto abbiamo la nostra besciamella, i nostri finocchi pronti, una bella pirofila perché li serviremo così in tavola e un po' di grana per la gratinatura. Prendiamo un mestolino della nostra besciamella e la mettiamo sul fondo della nostra pirofila. Dopodiché andiamo a sistemare i nostri finocchi qui in questo modo nella nostra pirofila. Una volta che abbiamo sistemato i nostri finocchi nella pirofila, prendiamo la nostra besciamella e li andiamo quasi a coprire. Fatto questo, abbiamo già acceso il forno, l'abbiamo messo su una temperatura di 190 gradi. Mettiamo per ultimo una bella spolverata del nostro grana. E li possiamo portare in forno. Il nostro piatto è pronto per essere servito. Prendiamo con cura i nostri finocchi . Ne metteremo circa 3 o 4 pezzettini a porzione. Prendiamo un po' della nostra besciamellina e li mettiamo sopra. Se ce l'avete, un ciuffettino così di insalata per dare un po' di colore al vostro piatto. Una piccola spolveratina di prezzemolino e il nostro piatto è pronto da portare in tavola. Grazie mille a tutti e buon pomeriggio.